Quantità e qualità in aumento per il grano della provincia di Foggia, terra d'eccellenza del frumento duro con quasi 50.000 produttori. La mietitura è cominciata da pochi giorni nei campi del Tavoliere, ma le previsioni sono incoraggianti. Il clima fresco e le piogge dei mesi scorsi hanno giovato al settore cerealicolo. Nel 2012 la produzione si attestò sui 5 milioni di quintali. Quest'anno si dovrebbero superare i 6 milioni. La ressa per ettaro dovrebbe raggiungere picchi di 40 quintali a fronte dei 30 di un anno fa. Le temperature costanti della primavera, senza sbalzi eccessivi, hanno garantito la giusta maturazione dei chicchi. Anche il contenuto proteico, spiegano i produttori, dovrebbe essere elevato, in linea con le richieste delle industrie. Il maltempo che ha flagellato nei mesi scorsi le regioni del centro-nord, soprattutto Marche ed Emilia-Romagna, provocherà un calo quantitativo e qualitativo delle produzioni cerealicole in quell'area del paese. La Puglia, in particolare la provincia di Foggia, ha invece beneficiato di condizioni climatiche più stabili. L'incognita resta sempre il prezzo. L'ultima quotazione del grano duro oscilla tra i 27 e i 28 euro al quintale. Il prezzo dei produttori è a dir poco deprimente, assolutamente non soddisfacente, sotto costo, a malapena riusciamo a coprire le spese. Dai giovani arriva invece l'appello a credere nell'agricoltura come volano di crescita dell'economia del sud. Noi vediamo giovani che arrivano da altri settori, che investono in agricoltura, anche perché è l'unico settore che oggi ha un PIL positivo rispetto a tutti quanti gli altri, è l'unico settore che assume, è l'unico settore che dà lavoro ovviamente e dà economia.